Muro contro muro sull'autonomia differenziata, la conferenza dei capigruppo ha respinto la richiesta delle opposizioni di inserire all'ordine del giorno del prossimo Consiglio regionale la proposta di provvedimento amministrativo sul referendum abrogativo della riforma senza alcun passaggio in commissione. Il pressing portato avanti nelle ultime ore dal centro-sinistra dunque non ha prodotto gli effetti sperati. Si ripartirà dall'esame in Commissione Affari Istituzionali che, almeno restando alle rassicurazioni fornite dal Presidente del Consiglio Filippo Mancuso, dovrebbe essere convocata entro la prossima settimana. La soluzione trovata ai piani alti di Palazzo Campanella naturalmente non soddisfa affatto i rappresentanti di PD, Movimento 5 Stelle e progressisti, convinti che la decisione assunta sia soltanto un tentativo di prendere tempo e fare melina su un tema scottante, potenzialmente in grado di spaccare anche la maggioranza di centrodestra, considerata per esempio la netta contrarietà al provvedimento già espressa dai due eletti di Azione. Esprimiamo profonda amarezza e delusione per l'atteggiamento assunto dalla maggioranza di centrodestra in occasione dell'odierna riunione della conferenza dei capigruppo, scrivono in un documento i consiglieri regionali del PD. Il presidente Mancuso, insieme ai presidenti degli altri partiti di centrodestra, hanno deciso di non considerare e bocciare la richiesta proveniente dai capigruppo Mimmo Bevacqua del PD, Davide Tavernise del Movimento 5 Stelle e Antonio Lo Schiavo del gruppo Misto, ai quali si è aggiunto anche Ferdinando Laghi di inserire all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale della Calabria la proposta sul referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata senza alcun passaggio in commissione.